Greetings, world. We are Anonymous. Questo messaggio altamente confidenziale è stato rubricato come sovversivo, chiunque lo ascolti è in grave pericolo. Nel mondo a tirare le fila del potere vi è una lobby guerra con aiati che con scuse pretestuose attacca e ambienta qualsiasi nazione avente petrolio e gas, con il fine di impossessarsene. Stati come la Libia, l'Afghanistan, l'Iraq, sono stati depredati a pretesto, per fare ciò sono necessari armamenti sofisticati, e in un circolo vizioso interi paesi vengono costretti ad acquistare armamenti atti solo all'offesa, con il fine di partecipare alle crociate predatorie. Per capire quanto siano potenti queste lobby, basta pensare che obbligano interi stati a partecipare per proprio conto alle crociate con fini umanitari, il cui vero intento è quello di accaparrarsi le risorse energetiche. Le lobby energetiche sono strutture menzognere al di sopra degli stati, rappresentano il vertice della piramide che, disponendo di enormi ricchezze, manipola l'informazione su televisione e giornali. Queste lobby, pur di massimizzare i propri interessi, non si fanno scrupoli a mettere a repentaglio la vita dei cittadini. In Italia stanno agendo estraendo il gas dalla crosta terrestre, fratturandola con l'esplosivo, tale tecnica oltre ad essere irriverente nei confronti della natura, modifica il naturale equilibrio geologico. Le sacche sotterranee vengono inoltre impiegate per lo stoccaggio di gas, modificando le tensioni naturali del sottosuolo. La natura risponderà a questa violenza con dei terremoti, la rottura del delicato equilibrio tellurico porterà a conseguenze disastrose. Stiamo assistendo ad un fare criminale le cui conseguenze sismiche sono già state previste, ma di cui i media tacciono perché asserviti ai potenti. Le istituzioni italiane sono comandate da queste lobby, quindi non aspettatevi alcun provvedimento legislativo fino a che gli impostori della politica saranno al potere. Questi farabutti finiranno per pagare la cara dinanzi al tricolore, sarà il popolo a farsi giustizia facendo rispettare la Costituzione, la punizione sarà terribile. Non crediate ad una sola parola di ciò che vi dicono. Distruggete questo messaggio.